Che... Parliamo di mangiare, allora diamo il buongiorno alla nostra super esperta di gastronomia direttamente da Gambero Rosso Channel, Francesca Barberini. Ciao, buongiorno. Come questo accento francese stamattina? Aspetta, allora Francesca, ti devo dire, Girasole mi ha detto non dire buongiorno a Francesca prima che parta la sigla, se no lei dice buongiorno sulla sigla. Sulla sigla, vabbè, qual infatti, è il problema? Girasole, rimetti la sigla. Ci colleghiamo con la nostra Francesca Barberini direttamente dal Gambero Rosso Channel. Buongiorno Francesca. Posso ignorare questa sigla, buongiorno. Vabbè, allora mettiamo giù, arrivederci. Basta, perché passiamo la giornata a parlare della sigla. Invece no ragazzi, ci sono un sacco di cose di cui parlare. Dopo parleremo del perché voi non volete mangiare fino a mezzogiorno. Ma prima invece, per la serie Il Buono che fa bene, volevo segnalare tre iniziative, che magari qualcuno già conosce, riguardo la solidarietà per l'aspetto agroalimentare, purtroppo per il sisma che ha colpito l'Emilia. Al volo vi volevo dire, siccome io ho cercato di comprare il famoso parmigiano, volevo dirvi che ho trovato dove... il parmigiano, quello che ha subito, no, i danni del terremoto, quindi è stato poi diviso, le forme sono state divise, viene venduto a pezzi. Trovate tutte le informazioni sul sito del Parmigiano Reggiano nell'area stampa, come acquistarlo e a chi rivolgersi. Perfetto. Ok, okay, il sito poi, ufficiale del Parmigiano Reggiano, quindi. Sito del Parmigiano Reggiano, parmigiano-reggiano.it. Un'altra informazione, un'altra azienda che ha purtroppo subito dei danni durante il terremoto è un microbirrificio che si chiama Vecchia Orsa, che è un microbirrificio anche che impiega parecchie persone che sono diversamente abili. Quindi per dargli una mano, perché loro si devono spostare, il magazzino distrutto, eccetera, eccetera, comunque è veramente una bella storia, andate a, potete mandare un'email a info@fattoriabilita.it, così possiamo dare una mano anche a loro. L'ultima notizia, sempre riguardo al buono che fa bene, Marcello Leoni, che è un grande amico, un grande chef di Bologna, il 18, che è un lunedì, farà una giornata dedicata all'AS, insomma, comunque a della beneficenza, insomma, una raccolta fondi, un fundraising, come si dice in Inghilterra, nella piazza davanti al suo ristorante che è a Bologna. E quindi chi ci voglia andare, tutta la giornata a disposizione per acquistare prodotti, e poi questi soldi verranno devoluti naturalmente alle aziende che hanno subito dei danni per il terremoto. Invece passiamo dal terremoto alla guida di Roma. Bene, magari scusa Francesca, magari queste info poi le mettiamo anche sul nostro gruppo di Facebook, a qualcuno piace presto, se non avete preso Perfetto. Bene gli appunti, perché ero veloce e tante cose da dire, tante cose da fare. Certo. Tra le tante cose da fare oggi, voi due lo sapete che c'è la presentazione della guida di Roma. Ma no, davvero, non lo sapevamo. Ma come? Quindi vi aspettiamo naturalmente al Gambero Rosso, conferenza stampa a mezzogiorno. Si per paga? Sapere chi vince, chi prende le tre forchette, chi non le prende. Tu sai già tutto, vero? Io so alcune cose. Sì, non ho. Ci puoi dire qualcosa in anticipo? No. Dai. Almeno cosa si mangia? Però, no, invece non è vero, una cosa in anticipo ve lo posso dire. Ragazzi, c'è Heinz Beck. E sapevo che io vengo là! Io lo sapevo, ma Perini non fare la fuma, oggi cucino io, manica retta alla tedesca. Attenzione, attenzione, c'è Heinz, quindi... Sì, lo so, portate qualcosa, io vorrei presentarvelo. Non ti preoccupare. Ho il terrore di quello che possa succedere in questo incontro, sinceramente. Sarà tutto filmato. Secondo me che abbiamo una querela. Esattamente, io vorrei presentarvelo, quindi adesso mi vesto bene, cerco di essere carina. Cerchiamo gentile. Di vestirci bene anche noi, allora. Quindi vi aspetto. E va bene. Naturalmente la città del gusto qui a Roma a mezzogiorno, mi raccomando ragazzi, puntuali senza aver mangiato, perché dopo mangiamo un sacco di cose insieme. Che bello. Belle. Che bello, che bello, siamo prontissimi. Portatevi le magliette di M2O, che una la regaliamo a Heinz. Certo, lo spaccio. No. Anzi, guarda, veramente il mio sogno sarebbe che Heinz con la maglietta di M2O sopra attaccato al chef. Lo faremo, gli diremo di cucinare così. Grazie Francesca Barberini. Ciao, ci ciao. Vediamo dopo. Un bacione. Ciao. M2O. Un mondo allo stato puro.